Avevo sistemato sta cosa qui. Dementi, a sedere. Signori, che piacere, che sorpresa. Sedete, ho un paio di cose da dirvi. Fashion, molto fashion. Sì, era fashion in Polonia negli anni 70. Silenzio e ascoltate. Allora, ho saputo che questa stanza degli orrori vi ha fruttato un mucchio di dollari. Quale stanza degli orrori? Terrore, eccetera, terrore. Nel creepy. Ha saputo. Un sacco di soldi, sono spiccioli, cioè soldini proprio per, sì, per le spese tipo per la Coca-Cola. Sì, io ho preso 50 dollari in tutto. Silenzio, ascoltate, mi sono permesso di fare dei conticini. Allora, questi conticini. No. 534 ingressi, dei quali 15 ridotti, 519 per 5 dollari, e fanno 2.595 dollari. Gli altri 15 a 2 dollari, quelli ridotti, ovviamente sono altri 30 dollari, sì, che sommati fanno 2.625 dollari. Un sacco di soldi. Ma non è finita qui. Come è finita qui? Non è finita qui. Siete riusciti a vendere a 25 dollari 173 gadget. Cioè una cosa proprio da andavano. Schifosi. Ma perché andavano come il pane? Andavano. Quindi totale... Totale, sommando quelli di prima, 2.625 più 4.325, è un totale di 6.950 dollari. Come 6.950 dollari? Ma dove stanno sti soldi? Vabbè, tolte le spese, poi rimanevano... 6.950 dollari, allora... Ma chiaramente era previsto che lei avesse una percentuale. Certo. Quanto ammonterebbe la sua percentuale? Io prenderei 6.950 dollari. Ma su tutti? Tutti. Ma non è una percentuale, la percentuale è 100%, sì. Ma noi abbiamo tutta la fatica, cioè, che abbiamo fatto, la gente, il lavoro, lo spreco, la sangue. Di questo io voglio premiare. Siete riusciti a fare una cosa intelligente. Intelligente, vedi. E una piccola parte di quello che devo prendere, ve la do, 100 dollari cada uno. 100 dollari. Mi sembrano... Beh, mazza. Meglio del niente. Non ho sentito. Bene, benissimo, benissimo. Noi diciamo, ci teniamo giusto 100 dollari. Allora, qui siamo d'accordo. Adesso c'è un'altra questione. La questione della stanza, ovviamente. Voi usufruite anche dell'altra stanza. No, la chiudiamo, la muriamo. Mi permetto di intervenire io, guardi, la chiudiamo, la muriamo, non ci interessa. Non ci non interessa. No, non vuoi fare un... No, Salvatore! Sì? Sì, è tuo caro? Vieni, manda un po' in onda quel filmatino che abbiamo visto. Sì, con immenso piacere. Sei uno schifoso. Maledetto. Prendiamo tutto. Mettiamo dentro due divanetti, un divano letto, anzi facciamo un bel letto a castello, 4-5 posti letto, lo affittiamo. Tranquillo, fatto, no? Ragazzi, dovete togliere tutto. Se non togliete tutto, io non dormo, capito? Io non dormo più. A quanto pare... Bed and breakfast ci vuole fare. Bed and breakfast, due tazze. Ma quante cose belle si scoprono in questo programma. Grazie, che bello. Ah, è un bed and breakfast. Io pensavo, noi mettiamo due letti, scusi. A quanto pare interessa. Interessa, era una cosa tipo allora, un'idea buttata lì per... Sì, 700 dollari per questo, 700 per quell'altra. Scusi, ma la metà è piccolissima, puzza. No, non è piccolissima, va bene. C'è puzza di morto dentro. E sono 1.400 dollari. Ovviamente la arrotondiamo, 1.500. Come arrotondato? Si arrotonda per eccesso. Si arrotonda per difetto. 1.400 sarebbe... 1.500 dollari, siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Io quest'altra settimana torno. Come sta? Venite forniti, quest'altra settimana torno. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. No, andiamo a prostituirci. Sì, no. Altrimenti, che cosa succede? Che succede? Farete la fine di una persona che voi conoscete bene. E chi è? E chi è? Oddio. Sarete insieme a lui, eh? Io torno quest'altra settimana. Poco, questo era un ex affittuario della stanza. Buona giornata!
Tu sei un fallito per voi. Vieni qua, vieni qua. Non capite? Cosa? Spiega che cos'è. Cosa hai fatto? Aspetta, ve lo dico dopo la sigla. Che siamo... Sigla. Sigla. Ci spieghi, possiamo dire che cosa ci spieghi. Bentrovati, buongiorno a tutti quanti, benvenuti mercoledì 26, 7, 28 febbraio, non so quel giorno. 26, 5, 5 25, 4, 25 4, febbraio, 3, 2, 1, benvenuti a tutti sulle mani, sulle mani! Questo è la giù le mani, gli è partita. È caduta giù le mani. Allora, abbiamo scoperto chi è il nostro ospite. Abbiamo avuto una soffiata. Il nostro amico, questo era un ex affittuario di una stanza. Andremo presto a fargli compagnia. Pensa che bello, quando arriverà qualcuno farà sulle mani con le nostre carcasse. Sulle mani, Riccardo. Perché a te non piacerebbe da morto assomigliargli? Guarda che è una pezza d'uomo. È alto come me. C'ha un sorriso smagliante, una persona affascinante. Guarda, allora ragazzi, innanzitutto basta con gli scherzi, parliamo subito dell'argomento del giorno. Parliamo del Sommario. Oggi una notizia sconvolgente, sì. Uno scoop internazionale. Attenzione ragazzi, attenzione. Che voi pensate che noi siamo gente che improvvisa, che fa, che potrebbe sembrare così, una prima occhiata approssimativa, potrebbe sembrare